Ok, benvenuti in questa nuova pausa caffè. Molto strana perché da stamattina l'avrò rifatta 5 volte, però vabbè, insomma, parliamo di tre cose molto importanti, ma prima. Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i video di Aldo Ricci. Questo programma è presentato da Aldo Sticini. Allora, oggi parliamo di tre cose. In realtà devo parlarvi anche di una quarta, ma non sono riuscito a farla funzionare, quindi poi ve ne parlo. Comunque, da lunedì saremo in giro con il Nikon Master Director Italia 2019. Partiamo da Milano, poi facciamo Torino. E poi seguiranno altre date che trovate sul sito. Se non vi siete registrati, fate ancora in tempo. Quindi cliccate qua sotto, ci sono i link e vi registrate. Mi raccomando, non fate i polli che poi non vi registrate. Poi dite, perché non sapevo. Perché adesso lo sapete. Seconda cosa, in questa pausa caffè vi farò vedere anche un kit di radiomicrofoni della Saramonic. Come vedrete, non mi sono piaciuti perché secondo me hanno un difettuccio, però guardate il video più tardi e poi lo capirete. L'ultima cosa, e poi vi lascio alla prova, è che qualche settimana fa vi ho chiesto come posso migliorare questo canale. In tanti mi avete detto potresti fare questo, potresti fare quest'altro, potresti fare quello. Io innanzitutto, dopo ormai un anno che ho ripreso in mano il mio canale YouTube, devo ringraziarvi perché comunque ci siete tanti, non siete tantissimi, non siamo milioni, non siamo mille, ma siamo pochi ma buoni. Non tutti attivi, ho visto, non tutti commentate, scrivete, cioè, siete un po' restii nei commenti, ma con me in generale, un po' tutti, su tutti i social, non lo so, cioè avete paura di commentare, vabbè, non lo so, però è così. Comunque, in tanti mi avete detto perché non diminuisci la quantità di video che pubblichi? Bene, facciamo un test. Da settimana prossima, anche perché non sarò in studio, facciamo un bel test. E quindi che cosa accadrà? Che uscirà un video il venerdì, la pausa caffè, e il video del sabato, guardiamo i vostri video, sempre a mezzogiorno. Mi raccomando, segnatevi queste nuove date. Durante la settimana invece mi dovete seguire su Instagram, qui sotto trovate il link, mi seguite sul benedetto Instagram e trovate quello che faccio. È facile, non è difficile, è facile. Dovete fare, dovete seguire, mi seguite, parlo romano, mi seguite, è facile, no? Vediamo che succede. Non è detto che vada bene, se va male, se va bene, va bene. Ci proviamo, perlomeno. Diamo una novità, diamo questa sterzata di... Oh, capito? Adesso vi lascio il video. Mi è arrivato questo kit della Saramonic da Asprofoto da provare. Io l'ho già aperto perché mi interessava. Allora, si apre come un libro, quindi facciamo vedere questo così. Faccio così. Allora, interessante, questo è il menu. No, allora, all'interno del kit, che cosa c'è? Numero 1, questo qua dovrebbe essere un trasmettitore numero 1. Vabbè, trasmettitore 1, 2, 3, 2, 1, 2. Sono a fuoco, sì. E poi abbiamo questo che è la ricevente, però perché ha due antenne questa ricevente? Qual è la particolarità di questo kit? Che ci permette, intanto io continuo ad unboxare parlando, che ci vi permette di avere un solo ricevitore per due trasmettitori. E la cosa, ragazzi, è molto interessante perché quante volte vi è capitato di dover fare un'intervista doppia, di dover mettere due pulci, avere sempre in mezzo? Secondo me questa è davvero molto interessante. Nella confezione escono, qui ci sono i blocchi, quelli che vanno sotto e le andiamo a mettere tra l'altro, molto facile, dovrebbe essere così. Ecco,
Quindi così, messa, uno, due, e il terzo poi in teoria si va a bucare qua, sì, figata. Allora, praticamente il terzo può essere o utilizzato normalmente con questa, oppure se dovete metterla su una camera, per esempio ho qui la Fuji, metto questo così, credo, no, forse al contrario, no, è giusto così. Vado così sulla slitta, la blocco e poi quello che farò è questo. Così si va a bloccare. Esatto, così. Tac. Fatto. E avete praticamente, senza le bustine, montato sulla camera. Adesso quello che voglio fare è provarlo, perché dobbiamo provarlo. Quindi creo un finto set qui dentro con un doppio audio, lo montiamo sulla EOS R e vediamo come vanno. Allora, ho creato un piccolo set di registrazione, quindi ho messo questo che è la ricevente attaccata sullo zoom, alimentato col power bank, perché voglio capire effettivamente, mettiamo anche la scheda, perché voglio capire effettivamente come registra le due fonti. Quindi in teoria mi dovrei ritrovare poi sulla timeline due tracce separate, in teoria. E soprattutto poi voglio capire la qualità. Mi metto in cuffia. Allora, ho un fruscio anche bello massiccio. Allora, non ho più il fruscio. Allora, vediamo di fare qualche impostazione qui, perché poi l'altra pulce sta laggiù, la sistemiamo. Ehi, l'ho persa. Vado in rec, devo capire se questi disturbi poi me li ritrovo. Sa. Aha, ehi, aha. Devo abbassare ancora il volume. Andiamo a 25. Ehi, posso alzare ancora. Aha. Sì, lo sento elettronico, ragazzi, mamma mia. Ma che è? Aha. Però davvero non mi piace, cioè sento... Madonna, che casino. Ok, allora, dicevamo che vi faccio... Vi registro, questa è la file audio 004, vi registro l'audio per farvi sentire quello che sento io. Ho dei... Allora, adesso no, adesso sta andando bene, però sento un rumorino che è quasi elettrico, sì. Da che cosa dipende questo? Vedi, sentite? Io ho paura che siano i cavi. Sì. No, stop. Boccio questo kit Saramonic, ragazzi, sull'audio non si scherza, sarà difettoso il mio? Non lo so, per adesso non mi convince, devo approfondisco, quindi per adesso se vi capita di provarlo fatemi sapere a voi come va, ma a me non va e quindi per adesso dico no, è un no in sospensione, perché magari capisco se c'è qualcosa che non va, perché è stranissimo che fa queste cose, e poi vi faccio sapere. Intanto adesso scarico i file e magari li provo, perché magari poi non ci sono questi difetti, però comunque così. Ragazzi, ci vediamo alla prossima pausa caffè, spero di portarvi altre cose interessanti, perché mi stanno arrivando cose interessanti. Se vi è piaciuta questa pausa caffè, ci vediamo in giro per l'Italia, perché io da lunedì sarò a Milano, lunedì, martedì sarò a Milano e poi mercoledì, giovedì saremo a Torino, quindi mi raccomando, venite a Nikon Master Director Italia, che ci vediamo un caffè, ci facciamo una foto, ciao. Girano i video di Aldo Ricci.